Tempo Vending Sud 2017, nuovo appuntamento con altro player del settore, Fabio Teti in rappresentanza di Faber Italia SRL. Bentornato Fabio. Ciao Fabio, di nuovo ciao a tutti gli amici di Vending News, come sempre un piacere. È un piacere per noi poter riscontrare che ogni 3, 4, 5 mesi ci incontriamo in una fiera e tu presenti qualcosa di nuovo. Che cosa presentate qui a Expo Vending Sud 2017? Allora, questa volta abbiamo presentato ufficialmente poi la nostra barista. È la prima volta che la portiamo in una delle nostre fiere. La barista è un modello nato per coprire un po' tutti i ruoli appunto di un barista o di un perfetto barista. È quella che vediamo qui alla nostra destra, dotata di più strumenti. La macchina può letteralmente coprire ogni ruolo, perché a parte avere una caldaia all'interno di 4 litri che funziona per cappuccinatore e acqua calda, quindi con questa è letteralmente possibile realizzare cappuccini a regola d'arte, quindi con la giusta temperatura, con il giusto montaggio della crema, montatura della crema, è possibile realizzare anche latte art, quindi realmente realizza dei cappuccini a regola d'arte. Inoltre può anche funzionare con capsule, con macinato e cialde allo stesso tempo. Il modello ibrido è quello che noi abbiamo realizzato per coprire proprio tutti i ruoli. Quindi la stessa macchina, ripeto, funziona con la cialda, funziona con ogni tipo di capsula, ogni tipo di sistema, quindi point, espresso, modo mio, eccetera, eccetera, e il macinato. Ma per funzionare con ognuno dei sistemi deve essere dotato di un alloggio pari a quella che è la forma, per esempio, del prodotto Nespresso, del prodotto a modo mio? Ci sono degli adattatori già sul mercato, quindi ci sono i braccetti classici standard che vengono poi utilizzati su quasi la maggior parte delle macchine da bar. Quindi sì, possiamo utilizzare questi tipi di adattatori braccetto per montarli sullo stesso gruppo nel quale facciamo caffè macinato da questa macchina. Fabio, a chi è destinato questo tipo di macchina? Noi l'abbiamo preparata e lanciata per esempio Lidi, oppure anche bar che al momento non hanno disponibilità di fare allaccio idrico, per catering, ristoranti, ci sono tanti alberghi anche a questo punto, abbiamo coperto gli alberghi, quindi è una macchina veramente che può essere utilizzata in tanti settori che vogliono offrire un servizio come il bar, ma che comunque non hanno la stessa predisposizione per poter essere realmente un bar. Quindi è perfetta veramente per ogni ruolo dove c'è bisogno di un barista. Voi vi distinguete per innovazione. Ogni 4-5 mesi, prima dicevo, la Faber Italia SRL è presente in una fiera del vending o dell'oreca, che sia in Italia o all'estero, con delle novità. Ma questa non è l'unica novità che presentate in questa settima edizione di Catania. No, non è l'unica, diciamo è l'unica che per la prima volta portiamo qua. L'altra novità è anche la piccola, la mini, che abbiamo già presentato in un'occasione come prototipo, adesso è ufficialmente sul mercato. Quindi la mini è stato un progetto che è andato avanti per oltre un anno e mezzo, 2 anni quasi. Al momento è una macchina che serve a coprire il mercato di casa, diciamo, ad accontentare la cliente più famosa del settore, la signora Maria, la conosciamo un po' tutti. Proprio la macchina è nata per spazi piccoli, più compatta, non sporca, anche se è in cialda, diciamo, non ha lo scarico davanti come tutte le macchine, diciamo, lo porta direttamente sul retro, coperto con una tanica fumé, in modo che non traspare, diciamo, il colore dell'acqua sporca del caffè, se vogliamo intenderla così. È la macchina che ogni piano da lavoro casalingo della cucina dovrebbe avere. Dovrebbe avere, se lo chiede a me io ne voglio 10, cioè davanti alla cucina. Perché tutte coloratissime. Innamorato, sì, possono avere. Al momento sono disponibili 7 colorazioni della Scala RAL, tutti i colori pastello, tutti i colori studiati in base ai colori di tendenza del momento, inclusi anche i colori dell'anno che Pantone lancia. Poi è possibile personalizzarla in qualsiasi tipo della versione rock and color, quindi ci sono delle varianti grafiche innovative con delle plastiche cromate, con le coperture e le rifiniture in oro, in rame, in nickel, ci sono anche dei tipi di alluminio. Abbiamo studiato molto sulle verniciature quest'anno su questa macchina, perché ogni rifinitura è stata studiata proprio per essere perfetta, lucente,
bella da vedere anche su ogni piano della cucina, come appunto abbiamo detto. E abbiamo detto una macchina piccolissima, adatta proprio ad essere presente con continuità e soddisfazione di ogni casalinga. Abbiamo visto la barista che è alle mie spalle, ma c'è una macchina che è un po' una via di mezzo fra l'uno e l'altra che voi presentate e che è quella che stiamo guardando in questo momento. Ci è stato chiesto, sì, ci è stato chiesto qual è la differenza poi fra la Gea Bar, che sarebbe il doppio gruppo a cialde che abbiamo già in catalogo da qualche anno, e la barista. La differenza è che la Gea Bar, a parte non ha una caldaia, quindi sono stati montati due gruppi classici della slot. Il prezzo ovviamente è più contenuto e serve ad accontentare maggiormente chi ha veramente piccole necessità di offrire il caffè, magari che lo deve fare lo stesso il cliente, tipo per esempio Bed & Breakfast, oppure dei ristoranti che non hanno intenzione di offrire una presenza di scenica, anche se vogliamo dirla, della presentazione del caffè. Non ha una caldaia che quindi serve a coprire anche l'acqua calda, per esempio non può effettuare, diciamo, tisane o cappuccini a regola d'arte, perché i valori del vaporizzatore stesso sono limitati rispetto a quello che può offrire una barista, che è una macchina da bar completa. Fabio, grazie. Noi, io rimango sempre incantato quando entro nello stand di Faber Italia, perché mi appare un po' come il paese dei balocchi. Uno stand sempre colorato, sempre ben diviso, con tante macchine, molte nuove, alcune non nuovissime ma riproposte secondo dei canoni di revisione in funzione delle richieste del mercato, e che voi ascoltate con grandissima attenzione. Fabio, grazie intanto. Grazie a te, Fabio, che ogni volta ci dai possibilità comunque di presentare anche al pubblico che non è presente qui in fiera questo tipo di innovazioni. È la mission di Vending TV e naturalmente di vendingnews.it, il quotidiano online dedicato agli addetti ai lavori della distribuzione automatica. Io e te ci rivedremo certamente a Ost nel corso della manifestazione biennale dedicata all'Oreca, che si terrà tra il 20 e il 24 ottobre prossimo 2017 a Milano, Fiera Rho, e con loro nel frattempo mi prendo una piccolissima pausa, perché tra pochi secondi, dopo aver preso un buon caffè qui allo stand Faber Italia, continuerò a mostrare altre novità con telecamera e microfono. Ciao Fabio. Ciao Fabio, ciao a tutti gli amici di Vending News. Non andate via, non è terminata.